Risolvere un problema di cui si sa che c'è una risposta è come scalare una montagna con una guida. Nell'ingegneria, la verità è da qualche parte là fuori, in un luogo che non si conosce. E non è sempre in cima alla montagna. Potrebbe essere nella fessura di una roccia, nel sorriso di un amico, nella parabola di un canestro. La troviamo nelle follie, su una tavola da skate, nelle geometrie di un dipinto. Ci sono soluzioni dove meno crediamo possibile e sempre nuovi modi per scoprirle. Ciao, che bella comparsa, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, piacere, benvenuti a Dimmi che studi ingegneria. Noi siamo Sofia e Lupo di Venti, abbiamo un canale YouTube che si chiama Venti, chiacchieriamo online. Probabilmente se avete già seguito la prima edizione di questo evento, me mi avete già incontrato, oggi un nuovo compagno. Oggi sono intervenuto anch'io per spalleggiare Sofì, che in realtà era appostissimo da sola, ma così ci facciamo compagnia. Esatto. L'evento dell'anno scorso l'avevamo aperto con una domanda che era qual è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate a un ingegnere? E diciamo che oggi siamo qua anche perché sarebbe bello vedere se quello che pensate voi o l'immagine che compare nella vostra testa durante questo strano anno è cambiata per qualche motivo. E oggi cerchiamo di promuovere due idee che si completano, ovvero che siamo tutti diversi e che abbiamo tutti lo stesso valore. Questo progetto nasce da, cioè diciamo che è parte di una cosa più grande, che è We Are Here, che è un progetto che è del Politecnico di Torino e che, unendo comunicazione e orientamento, cerca di abbattere tutti gli stereotipi che ruotano attorno alle materie STEM, incoraggiando di fatto le donne a iscriversi alle materie scientifiche, che sono Science, Technology, Engineering and Beh, Mathematics. ottimo. E che in questo momento offrono i posti più interessanti di lavoro in termini di numeri di innovazione, anche poi mondo del lavoro a parte, hanno un disperato bisogno del problem solving creativo altre mille. Ah, sì, aggiungo che insomma, noi speriamo che questo mito sia raccolto sia da chi sta praticando in questo momento e che è nel mezzo di un percorso legato alle materie STEM, ma anche da chi magari si trova in un momento di scelta, licei e università, che siano in generale nel mondo accademico e debbano fare una decisione. È importante che sia un po' arrivato un momento di rivendicare con orgoglio che l'ingegnere non è un ambito che riguarda solo i maschi, e che invece ha della diversità una sua grande risorsa, una sua grande ricchezza. E vi ricordiamo anche che chiaramente ci interessa moltissimo sapere cosa ne pensate voi, quindi potete scrivere domande nei commenti e in qualche modo Abbiamo una regia abbiamo una magica regia magica che ci porta le domande e che vi darà voce. che ci farà arrivare le domande e le considerazioni magari che avrete. Chiacchiereremo con due ragazzi che sono stati studenti di ingegneria e con dei ragazzi che sono in questo momento studenti di ingegneria, quindi potete dirigere le domande a qualcuno in particolare oppure farle, diciamo, in generale. Sull'esistenza. Esatto. Vi introduciamo un pochino ai temi che abbiamo appuntati qua, di cui discuteremo con le persone che parleranno con noi oggi durante questo evento e poi chiamiamo i nostri primi due ospiti. Diciamo che una cosa che, cioè, mi è piaciuto tantissimo partecipare a questo evento l'anno scorso perché parlare con delle donne che studiano ingegneria mi ha fatto capire quanto sia più complicato per una donna in un mondo che è stato costruito per gli uomini decidere di prendere questa scelta e quindi quanto poi possa essere più difficile, cioè quanto una donna che sceglie di fare ingegneria è una donna che è davvero sicura e che quindi poi deve, diciamo, impegnarsi il doppio o comunque si impegna al doppio per raggiungere gli stessi risultati. E infatti i numeri dicono che le poche donne che studiano ingegneria hanno dei risultati accademici anche migliori dei maschi che invece si Sì, iscrivono a entra un po' un questo. meccanismo di rivalsa anche rispetto a una motivazione che deve essere più forte, appunto perché ci si scontra con un contesto che probabilmente è più respingente rispetto a chi si approccia da uomo. Infatti io
In realtà oggi sono anche molto curioso di ascoltare le testimonianze perché è chiaro che è un contesto in cui mi devo porre come ascoltatore, quindi sono molto curioso di vedere cosa ne esce. Penso che un altro tema che poi affronteremo oggi è quello dei modelli, nel senso che comunque, come in tutti gli ambiti della vita, avere dei riferimenti, dei modelli di successo, che è poi una parola scivolosa, ma comunque realizzati e felici in quello che fanno nel loro campo, sia utile poi per potersi immaginare di costruire un sogno legato a un progetto. E l'altra volta ne avevamo parlato con le ragazze che studiano, cioè che studiamo, non so se adesso magari sono laureate nel frattempo, comunque che studiano. Sono in pensione. Esatto. La carriera lampo. E effettivamente sono, cioè, leader, le figure leader in questi ambiti sono quasi sempre maschi e quindi sarebbe bello per le donne che vogliono. Partite un applauso dalla regia, non so se è un errore o no, però vi ringraziamo. Applaudiamoci a vicenda, nel dubbio, grazie mille. Esatto, un altro tema è la creazione di uno spazio dove tutti si possano sentire a loro agio, ricollegandomi a quello che dicevo prima sul mondo che è stato costruito per gli uomini, e infatti abbiamo parlato con le ragazze l'altra volta anche di come abbiamo parlato di mansplaining e di tutta una serie di problematiche ancora, cioè diciamo, legate degli stereotipi dell'essere donna e studiare ingegneria. Gli applausi vengono dagli utenti di Twitch, grazie utenti di Twitch che ci avete mandato degli applausi. E boh, forse vogliamo, sì, no, sul tema degli spazi forse una cosa da aggiungere è che, cioè, è proprio anche un ambiente culturale oltre che fisico, cioè oltre un accesso fisico agli aspetti, poi c'è anche una questione di aspettative di chi ti impiega, del gruppo di lavoro in cui ti inserisci, cioè io per esempio una vita faccio un lavoro che è visto tradizionalmente come più femminile, quindi mi capita un po' all'inverso, però devo dire che è sempre ufficio più facile stampa o influencer? Di quale dei tuoi lavori parli? Sex symbol. Ah, ok. Parlo di sex symbol, però no, come ufficio stampa il mondo della comunicazione è più legato a tradizionalmente a quello che è un ruolo femminile, e quindi mi incuriosisce anche molto in realtà entrare nel tema dello spazio nel mondo degli STEM, perché sicuramente è un tema dove c'è una diversità. Vogliamo chiamare qualcuno? Luca. A raccontarci un po' di più. Chiamiamo Ilenia e Luca, che sono fondatori di Illo, che è uno studio creativo nato a Torino, che adesso ci facciamo raccontare da loro bene che cos'è, e che hanno entrambi studiato ingegneria al Politecnico. Ciao! Ciao! Ciao, ciao a tutti! Come state? Bene, voi? Tutto a posto. Speriamo di iscrivervi a ingegneria. Esatto. Laurea dopo questo incontro. Intanto avete una bellissima bicicletta alle spalle, volevo dirvelo anche prima. Finta per un set, ma alla sua figura. Volete raccontarci che cos'è Illo prima di tutto? Certo, molto volentieri. Allora, Illo è uno studio creativo, siamo attualmente un team di circa 15 persone, siamo 16 da poco. E siamo nati qua a Torino una decina di anni fa, quando siamo usciti dall'università, io e Ilenia appunto. Abbiamo fatto dei percorsi un po' particolari, ma l'ultima cosa che abbiamo studiato è ingegneria del cinema, quindi siamo ufficialmente usciti dal poli da ingegneria del cinema. Ingegneria del cinema, diciamo che è stato un primo incubatore dei nostri primissimi progetti. Sì, poi. E ci occupiamo principalmente di comunicazione per progetti innovativi, per aziende startup, e lavoriamo molto in animazione, motion design, o attraverso l'illustrazione, o ancora attraverso il set design. Sono un po' le nostre tre, diciamo, caratteristiche stilistiche principali. E fin da subito abbiamo lavorato non pensando a trovare clienti a Torino, ma con una logica molto del ok, mi guardo attorno online e metto tutti i lavori che faccio online e faccio, cerco clienti in giro per il mondo, e alla fine all'atto pratico abbiamo effettivamente molti clienti dagli Stati Uniti, dal mondo anche del Medio Oriente, dall'Asia, e un po' cerchiamo di far riflettere questo anche all'interno del nostro team, avendo un team molto eterogeneo con persone molto diverse, anche se qua a Torino. Aggiungo anche un'altra cosa, che oltre a Illo abbiamo un piccolo studio nello studio che si chiama Algo e che ha una connotazione un pochino più tecnologica e si occupa di campagne video generate nel cloud,
diciamo, senza interazione umana. Automaticamente. Automaticamente, e a volte anche con l'utilizzo di intelligenza artificiale. Lì, diciamo, questo così avete anche, diciamo, due visioni su... Abbiamo fondato uno studio di comunicazione, ma c'è anche uno spin-off un pochino più nerd. Una vena nerd esiste, esatto. Però mi interessava il fatto che voi abbiate aperto uno studio creativo, perché un'altra cosa di cui avevamo parlato nella diretta dell'altra volta, che effettivamente mi aveva fatto pensare, perché anche io avevo sempre visto lo studio di ingegneria nel modo stereotipato di tutti, perché non è una disciplina a cui mi hanno neanche mai fatto pensare di potermi avvicinare, quindi non l'ho mai considerata, era appunto che in realtà serve un sacco di creatività e che non è vero che si studiano solo delle cose incomprensibili e numeriche. Quindi volevo chiedervi che cosa del vostro percorso vi è servito nell'aprire uno studio creativo. Beh, in generale comunque partirei dal fatto che fare codice, anche se codice è soltanto una piccola porzione di quello che non facciamo, facciamo anche tanto design, eccetera, però penso che fare codice è una delle cose più creatività allo stato puro essere, anche se non subito un output visivo, ma poi spesso ci sono molti ambiti in cui anche un output visivo, dal ponte delle ingegnerie edile al magari game designing. In generale penso che anche fare codice è qualcosa che dà una grande, grande soddisfazione, definirei quasi orgasmica, diciamo, per proprio comunicarvi il senso di appagamento che c'è quando riesci a far girare il codice, sì. C'è una soddisfazione. Quindi sicuramente c'è un po' lo stereotipo dell'ingegnere, anche dell'ingegnere maschio, quindi magari ci sono pochi... L'orgasmico genera l'applauso. Cioè, l'orgasmico ha generato un applauso da Twitch. Perché sanno, infatti, hanno sperimentato anche loro. Scrivono codice. No, a parte questo, c'è un po' lo stereotipo del ragazzo maschio nerd un po' sfigato che va al poli e che magari è una vita migliore, però in generale penso che invece nulla di codice più. E avere la possibilità di saper creare delle cose, che forse è la grande differenza tra le lauree ingegneristiche e non ingegneristiche, in cui magari si affrontano più degli aspetti dal punto di vista teorico, dà grande, grande soddisfazione ed è necessaria tanta creatività per riuscire a risolvere problemi complessi. Sì, noi oggi dobbiamo costruire il nostro team e farlo crescere, è molto spesso in realtà ci capita, nonostante siamo in un ambiente che formalmente sembra così lontano e diverso, quello della creatività, della pubblicità online, della comunicazione, molto spesso ci capita in realtà di appunto assumere persone che entrano nel nostro team con un background che magari viene anche da ingegneria o che comunque non viene soltanto dalle scuole d'arte o dagli IED o da tutte queste scuole che si immagina che siano quelle che ti fanno fare questo tipo di carriera. Ah, io l'ho trovato bellissimo, in realtà mi accodo con Lucia Soffi, nel senso che questa non si associa, l'associazione non è mai ingegneria e creatività, cioè non è proprio mai, però in realtà poi ingegneria mi pare che sia uno strumento indispensabile per la creatività, cioè non so come dire, come oggi chi scrive codice crea del qualcosa che la prendo larga, cioè è un pochettino come fare una scultura, cioè tu hai il marmo e poi devi mettere ordine in una roba che non ha senso, cioè è molto affascinante come processo. Io vi volevo chiedere, facendo un passo indietro, se pensavate quando siete in università cosa avreste voluto fare dopo, cioè se vi era già chiaro quello che poteva essere un percorso. No, assolutamente no, devo dire, ed è un pochettino anche la cosa che consiglierei al me che avrei detto al me che ha 18 anni, cioè il fatto di non pensare che il percorso universitario sia una sorta di silos, un tunnel dove ti infili dentro quella cosa lì e finisci a fare quella cosa lì come lavoro, perché è molto difficile ovviamente quando sei 18 anni, per me era molto difficile immaginarmi cosa avrei voluto fare e diciamo infilarmi dentro uno di questi silos era molto complesso. In realtà noi siamo la prova che... Silos comunque termine molto ingegneristico. Sì, dimostro di aver fatto in parte il polo, ma non solo appunto, abbiamo fatto entrambi percorsi molto strani, cioè dove abbiamo molto variato e zigzagato. Silos. No, però appunto, cioè, quello che voglio dire è si può iniziare in un ambito che è quello che magari vi interessa di più, poi si può capire che magari non è quello. Per me è stato così, io ho iniziato iscrivendomi a lettere e filosofia, facendo scienza della comunicazione,
E ovviamente la comunicazione poi vedete che è restata, però mi mancava completamente tutto l'approccio pratico, esecutivo delle cose, era tutto troppo teorico e io soffrivo il fatto che non ci fosse questo approccio pratico. E quindi poi ho trovato appunto Ingegneria del Cinema, che in realtà ha alcune cose in comune notevoli con Scienza della Comunicazione, ma che portava i lavori di gruppo e tantissimi appunto progetti dove bisognava mettere le mani in pasto e costruire da zero. E quindi quello è stato appunto per me la cosa fondamentale e un po' anche per te, Eleni. Sì, per me è stato un percorso un po' diverso e vorrei rassicurare anche, diciamo, magari chi si sta per iscrivere ingegneria, che non è detto che uno debba sentire una vocazione per l'ingegneria. Ovviamente è un percorso impegnativo, se si hanno avuto buoni risultati al liceo probabilmente questo aiuta, se no magari ci vuole ancora più impegno. Però vi faccio il mio esempio, io mi sono iscritta a Ingegneria della Produzione Industriale, quindi prima facoltà per la triennale. Perché? Perché mi sembrava una laurea che mi potesse garantire uno spettro abbastanza ampio di opportunità, era una laurea seria per la mia famiglia, quindi reputata, ok, stai facendo qualcosa per avere un lavoro. Infatti, che cosa ti dicevano? Mi dicevano, ah, vuoi fare ingegneria, ma sicuro di non voler fare l'avvocato, che probabilmente viene considerata comunque una professione più di appannaggio femminile, o almeno al tempo, quindi, però, nel senso, poi hanno, diciamo, vissuto positivamente la parte ingegneria. Considerato però il fatto che ho fatto un'ingegneria particolare in cui c'era un anno a Torino, un anno a Parigi, un anno a Torino, un anno a Parigi, quindi, diciamo, a 20 anni, anzi 18 anni, avevo, diciamo, l'obiettivo di fare più Erasmus, andare via di casa il più presto possibile, e però diciamo nel frattempo comunque avere la testa sulle spalle e garantirmi un futuro che reputavo, diciamo, comunque con varie possibilità. Ci è arrivata la domanda degli utenti, da Ludovica, che ci chiede se Ingegneria del Cinema è un ramo dell'ingegneria elettronica ed informatica. Sì, corretto. Quelli che fanno ingegneria informatica reputano allo stesso livello gli ingegneri del cinema. E neanche gli elettronici, sì, temo. Ci sono però tanti ingegneri informatici, sì. A volte qualche elettronico, anche che passa cinema. Che passano, sì. Cioè quello che vi vogliamo dire è che si può muovere all'interno di questo percorso. Addirittura anche a volte tra facoltà, cioè tra non solo all'interno del poli, ma anche... Forse medicina è l'unica facoltà, ecco, che diciamo devi seguire più o meno in qualche modo per ovvi motivi. Però sì, cioè, trovo che siano molto interessanti anche lato poi, diciamo, sbocco sul lavoro. Poi siamo una realtà piccola, siamo 15 persone, non siamo indicativi per tutto, però troviamo più interessanti ad oggi le persone che hanno avuto un percorso magari dove si sono un po' scavate loro la loro strada dicendo ok, mi interessa questo, allora ho iniziato facendo filosofia, ma poi ho capito che volevo fare tutt'altro, e allora ho portato qualcosa che ho imparato a filosofia anche dentro un altro mondo. Questo genere di cose sono, secondo me, le cose più interessanti. Poi adesso non è che tutti dovete, insomma, saltare. No, però diciamo che il Politecnico di Torino sicuramente garantisce un ampio spettro di facoltà, quindi diciamo si possono provare a impostare percorsi diversi. E poi anche questo, cioè penso che tra i forse 18 e 23 anni ci si formi un po' come adulti veri e propri, quindi c'è tempo per cambiare idea oppure per specializzare la propria carriera verso una professione più specifica. Dai, Lenia, 18, 22? Cioè, non so, 18, 23, nel senso, no, 18 beh, magari sono ancora limiti. 18, 30, lasciateci in pace! Cosa vuol dire 22? Oh, non scherziamo! Non scherziamo, guarda, faccio la domanda giusto per uscire dall'imbarazzo di questa situazione in cui siamo dei vecchi già formati. Questa domanda in realtà per entrambi, ma forse più per Ilenia. Avete avuto dei role model nel vostro percorso qui, vi siete ispirati, nel senso che appunto parlavamo prima un po' dell'assenza di modelli? Sì, allora, guarda, francamente non ho avuto un role model specifico, penso, durante il mio percorso di studio o anche di lavoro, però secondo me fa tanto la competizione sana competizione, però vedere delle persone, magari del tuo stesso sesso, con un background simile al tuo, anche a livello di, non so, origini, estrazione sociale, sesso, orientamento sessuale, cioè quindi tutto un mix che poi ci definisce come persone, presenti magari nel tuo corso o nel tuo ambiente o magari in ambienti vicino a te.
Questo sicuramente è stato importante per, appunto, se trovi probabilmente ingegneria delle ragazze che sono brave a fare ingegneria, anche se, diciamo, magari c'è sempre lo stereotipo della ragazza che ci mette un po' di più a fare le cose di matematica, poi non è assolutamente vero, neanche ovviamente nei risultati che poi, diciamo, otteniamo, perché sono equiparabili tra uomini e donne, forse le donne un pochino superiori a livello poi di uscita all'università, ma diciamo sono noccioline. Però appunto quello che secondo me fa tanto è riuscire a stimolarsi a vicenda anche con i propri coetanei. Forse per diciamo la mia generazione, io ho 35 anni, quindi forse non avevo nell'ambito della rivoluzione digitale dei role model femminili positivi, ma forse non avevo bisogno neanche di averli per forza femminili, cioè forse è importante comunque trovare delle figure che ti possano ispirare sia come donne che come uomini. Sicuramente anche tuttora nel mondo del lavoro, quando vedo che ci sono delle altre imprenditrici che hanno magari fondato uno studio di design, adesso penso magari a Giorgia Lupi che ha fatto il Politecnico di Milano, oppure non so, Jessica Walsh in ambito sempre più di design, e vedo che ci sono delle imprenditrici, perché anche ovviamente il lavoro da imprenditrice è una cosa tradizionalmente di appannaggio maschile. Anzi, questo settore forse tra quelli più, insomma, nei board delle aziende grandi, sì, esatto. Cioè questa, la discriminazione diventa proprio dal 95 a 5%, insomma, è allora fortissimo. Adesso non so se il dato sia proprio quello. No, però... sto sparando, però diventa molto forte. Molto forte, ma anche nelle aziende piccole, magari non è più così per la nostra generazione, però a volte la donna presente in azienda oppure socia dell'azienda, a volte è la moglie di... in questo caso noi siamo anche sposati, ma diciamo siamo soci delle SRL prima e poi siamo sposati dopo. Ci tengo anche a dire che Ilenia detiene il 51% dello studio, quindi diciamo è chiaramente lei il capo. Vabbè, ma diciamo, anche questo qua è un po' uno stereotipo così per l'atto di galanteria. In realtà abbiamo fatto questa scelta per chi volesse eventualmente fondare un'azienda, per evitare squilibri poi in caso di difficoltà oppure di disagreement sulle sì. decisioni. Questo è l'applauso per il 51%. Questo è per il 51%, Ilenia. Comunque io vorrei avere una diretta Twitch tutta la vita in cui se tipo la mattina faccio la moca e il caffè non lo brucio, parte un applauso. Sì. Un applauso che mi dice, sì, ce l'hai fatta. Domande serie. Sì, io volevo fare una domanda seria perché all'inizio quando ci avete parlato di Illo avete parlato dei vostri dipendenti e del fatto che siano molto diversi e che purtroppo, cioè mi piacerebbe tantissimo che questa non fosse un'eccezione ma fosse la regola, però purtroppo non è così e quindi vi vorrei chiederci di raccontarvi se avete anche degli esempi pratici quotidiani la forza di questa scelta di uno studio così, così diverso. Certo. Ma guarda, è stata una cosa super naturale in realtà, cioè nel senso noi abbiamo iniziato a cercare a creare un team attorno a noi e di farlo pian piano crescere e ovviamente non è che ti poni il problema di dire ah vorrei avere, soprattutto all'inizio, vorrei avere un team che sia 50% maschile e femminile, semplicemente... diciamo apriamo una posizione, abbiamo bisogno di un motion designer, abbiamo bisogno di un designer, un illustratore barra A barra tutto quello che è asterisco eccetera e si apriva la posizione, ricevamo delle candidature e facevamo del nostro meglio ovviamente per valutarle, per cercare di selezionare chi ci convincesse di più e all'atto pratico alla fine se fai un lavoro per cui diciamo, se lo fai in modo più possibile obiettivo, molto spesso la persona che selezionavamo era una ragazza. E questo è stato assolutamente... Sì, un background diverso. Sì. Partiamo anche dal fatto che noi, avendo una clientela internazionale, fortunatamente volevamo avere un team che rispecchiasse un po' i nostri clienti per poter essere anche, diciamo, competitivi nella nostra offerta. E poi man mano è nato appunto il fatto di avere un talento internazionale, poi man mano ne attira altri, il fatto anche di avere magari un nome internazionale nell'ambito, ovviamente molto il nostro ambito specifico, certo. Però questo è sicuramente stato importante. Allora abbiamo la fortuna che apriamo una posizione e magari ci candidano anche persone da diversi posti, magari in Europa o anche l'abbiamo avuto
persone, appunto, già nel nostro team adesso abbiamo una persona inglese, una persona armena, iraniana, due rumeni, brasiliana. Quindi abbiamo, fortunatamente abbiamo più o meno metà team che è un po' un mix, e quindi questo appunto ci permette di mantenere un profilo internazionale. Spendere due parole sulla diversità anche per su magari ragazzi che stanno per iscriversi al Politecnico e magari sono di seconda generazione o prima generazione di italiani, oppure stanno aspettando la cittadinanza italiana, perché sicuramente anche per loro deve essere un bel passaggio, cioè al di là della ovviamente del gender gap, consideriamo che comunque ci può essere anche un social gap per chi magari non ha, diciamo, ho fatto tutto un percorso qui in Italia, oppure si è trasferito quando era alle medie, o magari può essere una scelta ancora più importante, magari la prima generazione di aspiranti laureati. Quindi anche in quel caso noi anche nel nostro studio abbiamo un paio di ragazzi che vengono dalla Romania, che ormai sono, diciamo, più italiani che rumeni, però che hanno questo percorso misto, e secondo me sicuramente un po' di diversità passa anche di là, quindi non è semplicemente avere un inglese in studio, ma avere anche un team che rispecchia anche la diversità che poi trovi tutti i giorni nel mondo reale. Sì, certo, è anche un po' anacronistico pensare la diversità, perché mi sembra un po' assurdo se si compete, specialmente in un contesto internazionale, fare diversamente. Però... appunto merito un applauso, lo fanno in pochi. Abbiamo delle domande dal pubblico. Sì, avevo delle domande dal pubblico, volevo farti leggere questa che è molto pratica e mi è piaciuta. Da Gab MP. Ciao, volevo chiedere a Luca Idegna, la studente del terzo anno di matematica per ingegneria, per muovere i primi passi del vostro progetto. Ora un'azienda... scusate le mie capacità di lettura, progetto, è diventata difficile la domanda. Ora un'azienda, avete usufruito dell'incubatore del Poli o di altri fondi? In altro caso, avete raccolto i primi fondi lavorando in consulenza? No e no, non siamo stati incubati dentro il Politecnico, ma abbiamo molto spesso lavorato per startup incubate nel Politecnico, nell'I3P, sì, che è l'incubatore del Politecnico, che è un'ottima realtà da quello che conosciamo, nel senso che effettivamente permette un passaggio abbastanza fluido da essere studente magari agli ultimi anni a provare a far partire una propria impresa. E non abbiamo mai raccolto fondi in realtà, perché appunto nel nostro caso avendo creato uno studio di design che lavora per i clienti, quindi diciamo una sorta di... Sì, vendi video, ti arrivano i soldi, esatto, investi a sì persone. Detta, cioè, facile così, stavo per mettermi a dire servizi, no, consulenza. Vabbè, però appunto, no, non abbiamo fatto i consulenti in altre realtà, so che è uno sbocco. Abbiamo molto... fatto due stage prima, io ho lavorato per 6 mesi in un istituto di ricerca. Sì, io in un paio di agenzie pubblicitarie, e quindi poi diciamo siamo arrivati poi alla conclusione della specialistica, appunto dopo esserci spostati a cinema, a ingegneria del cinema, e da lì ci siamo usciti e abbiamo detto proviamo per i primi 6 mesi, proviamo a far partire questa cosa, poi se va male manderemo curriculum. E quindi poi diciamo abbiamo poi ricevuto magari i primi, all'inizio erano, vendevamo video per noccioline, prendevamo quelle noccioline e le reinvestivamo nel far poi i successivi video e per pagare l'affitto ovviamente. Esatto, e quindi no, poi però da, è stato sì, non abbiamo fatto in modo molto sì, molto molto graduale, graduale naturale, sì. Detto questo, sicuramente l'incubatore del Politecnico è un ottimo posto da cui partire. Sì. Una cosa però importante di cui, diciamo, accennavo prima, siamo stati un po' incubati nel genere del cinema. Perché? Perché quando fai ingegneria, il nostro corso di ingegneria del cinema, però in generale tutti i percorsi ingegneristici, impari a fare le cose, quindi hai un pochino meno paura di fare un'azienda, secondo me. Quindi ti dici, vabbè, ma io ho fatto quel progetto molto difficile all'università, sono riuscita a produrre un video in 3D, sono riuscita a sviluppare un'applicazione con delle altre persone, con altre 5 persone, fare un'azienda, vendere questa cosa per dei clienti, non è così distante da quello che ho fatto all'università. E quindi probabilmente ti senti di avere le spalle abbastanza larghe per poter fare questa scelta. Assolutamente. E nel nostro caso anche gli ultimi 6 mesi abbiamo iniziato, avevamo delle lezioni dove venivano a farle dei professionisti, ingegneri del cinema, beh, non penso sia ancora così, adesso sono passati un po' di anni, ma immagino che sia ancora così, c'è un po' un misto tra professori che sono più accademici e invece esterni che vengono a raccontare qualcosa un po' magari di più aggiornato su singoli strumenti o singole cose del mercato. E quindi venivano questi professori esterni che magari avevano la loro realtà, avevano la loro agenzia, eccetera, e facendo poi i lavori di gruppo e magari facendoci un po' notare attraverso questi lavori di gruppo, poi abbiamo iniziato magari a fare delle piccole collaborazioni
con questi studi, e quindi questo ha fatto un po' da, diciamo, anche ulteriore incubatore un pochettino della nostra azienda prima che venisse aperta. Una cosa che mi dice, cioè che dice sempre Irene Graziosi, che oggi non è qua, ma diciamo che è la terza mente. È la terza mente di 20. Che... Beh, in realtà non è la terza mente, è l'occhio di Sauro. Sì, di 20, sì, è vero, cioè, è qua. È qua, nel senso. E lei, quando i nostri utenti ci chiedono come avvicinarsi all'ambito lavorativo, come faccio a capire se un lavoro fa per me o meno, eccetera, lei suggerisce sempre questa cosa, che effettivamente diciamo che è un consiglio che, se non avessi incominciato per caso a lavorare quando avevo 15 anni, sicuramente mi sarebbe servito molto, ovvero vai nelle realtà dove succede la cosa che pensi di voler fare, parla con le persone che la fanno, che studiano quell'ambito, che ci lavorano già, e cerca di capire se è un ambito che davvero ti interessa, perché poi di fatto prima di farla davvero una cosa è molto difficile che ti rendi conto che cosa significhi farla, esattamente come l'ingegnere, che questa figura un po' nello stereotipo tipo rinchiusa in una stanza davanti al computer con gli occhiali, in realtà poi, come ci state dimostrando anche voi, invece alla bici appesa al muro, pur essendo davanti uno schermo, però senza occhiali. Vabbè, però c'è anche la situazione mondiale che c'è. Vogliamo leggere questa forse domanda? La facciamo dopo. Io vi saluterei un attimo per parlare con delle altre persone, che sono quattro studenti, e poi vi richiamo per farvi parlare con loro. E vi salutiamo con l'applauso di tutte. Ciao. Beh, bellissima questa roba, comunque. Sì, belli, bravi, simpatici. Mi ha fatto venire dei rimpianti pazzeschi sulla mia carriera accademica. E soprattutto questa roba di 18-22 mi ha... Sulla fiducia. Dai, presentiamo i nostri prossimi. Allora, abbiamo Sara, Teresa, Nicolò e Mihaela, che sono degli... Eccoli qua. Ciao. E facciamo un giro di presentazioni. Sì, di presentazioni brevemente, chi siete e che cosa studiate, a partire da Sara. Ciao a tutti, io sono Sara, studio Physics of Complex Systems al Politecnico di Torino. Ho fatto la triennale in ingegneria fisica e adesso sto finendo la tesi mentre lavoro e, diciamo, dovrei laurearmi a luglio, quindi sono abbastanza in dirittura d'arrivo. Cosa magari che può servire a qualcuno, ho fatto il liceo classico, quindi ho vissuto questo passaggio, diciamo, liceo classico ingegneria. Colpo di scena, hai fatto bene. Passiamo, facciamo come l'appello, poi torniamo a parlare con te. Passiamo un attimo a Teresa. Allora, io mi chiamo Teresa, mi sono appena laureata in triennale in ingegneria civile e adesso proseguirò con la magistrale indirizzo infrastrutture. E la mia particolarità è che ho fatto la mentore nell'ultimo anno per We Are Here, per il Politecnico, per gli studenti del primo anno di ingegneria, appunto. Vai, passiamo a Nicolò. Ciao. Ciao. Allora, ecco, appunto, io sono Nicolò. Sono fiorentino e da qualche... Fanno un applauso! Applauso per i fiorentini, ok. Da qualche anno, appunto, mi sono trasferito a Torino per studiare al Poli, faccio ingegneria informatica e sono qua per dare magari il punto di vista di maschile, ecco, su questi argomenti, che potrebbe essere sicuramente interessante. Stupendo. Bello. E poi io abbiamo... prenderei in prestito la C di Nicolò per dire Michaela, con la H aspirata. È perfetto come... Esatto, potrei farlo dire a Nicolò il mio nome. Sì, io sono Michaela. Cosa? No, dicevo, lo spiegavo, che appunto abbiamo chiesto come pronunciarlo solo per questo, avevamo fatto questa gang. Esatto. Io sono Michaela, in realtà non sono più una studentessa, ma ormai una ex studentessa da un anno circa. Io ho studiato al Poli ingegneria gestionale, adesso sto lavorando per Efficia Bank e in realtà la mia particolarità è che io, per come diceva Ilenia prima, sono rumena di nascita, mi sono trasferita qua quando ero piccola, relativamente, e quindi niente, vi porto anche il mio punto di vista da ormai lavoratrice ma anche straniera. Bellissimo. Tornerei a Sara,
Perché mi interessa, visto che hai detto che hai fatto il liceo classico, sapere come è stato il passaggio dal liceo classico a ingegneria fisica e anche un po' come mai, insomma, se ci racconti come è stato e come sei finita a studiare quello che hai studiato. Allora, sicuramente non è una passeggiata, nel senso che allora, sono arrivata a studiare ingegneria fisica principalmente perché durante il liceo mi sono sempre piaciute molto le materie, diciamo, matematica, chimica, fisica. Ho avuto una grandissima professoressa di chimica che mi ha portato proprio a avvicinarmi a questo mondo e probabilmente in maniera assolutamente inconsapevole, nel senso che pensandoci non avrei avuto il coraggio di farlo. Forse il fatto di avere 18 anni e dire boh, vabbè, ok, la tentiamo, il fatto di voler cambiare città perché appunto vengo da Bari, quindi forse il mio ragionamento è anche un po' stato qual è la facoltà che non c'è a Bari e quindi posso fare per spostarmi e andarmene, ed era ingegneria. La strategia di vera e propria. Sì. Esatto. Quindi secondo me questa è la conferma che assolutamente non serve una vocazione per farlo, non serve assolutamente essere dei geni, perché io al liceo ero assolutamente nella media, ho fatto una carriera universitaria assolutamente nella media, però sicuramente è una carriera che ti lascia tanto. Poi venire dal liceo classico non è una passeggiata, ma sicuramente hai tante cose a tuo favore che poi ti porti dietro, che non ti aiutano assolutamente durante quello che può essere il primo o il secondo anno, però sinceramente io mi sento molto fortunata con, diciamo, la scelta che ho fatto, ad avere anche saper vedere anche l'altro lato della medaglia, quindi ad essermi portata dietro magari degli aspetti anche culturali, ad aver approfondito certe tematiche che non avrei fatto, diciamo, facendo magari scientifico o ingegneria. Io ho un'altra curiosità da chiederti, Sara, nel senso che in un post che hai pubblicato recentemente su Instagram hai confessato di aver avuto problemi di ansia, che penso sia un problema per tante ragazze che scelgono ingegneria, che è il non sentirsi abbastanza. Credi sia un modo per risolverlo o affrontarlo? Hai dei consigli per persone che stanno affrontando la stessa situazione? Sì, allora, sicuramente la prima cosa è parlarne, perché appunto, vabbè, anche dopo aver pubblicato il post di cui parli, ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che mi hanno detto wow, sto vivendo esattamente la stessa cosa, ma chiuso dentro la mia stanza non mi rendevo conto del fatto che stesse succedendo anche agli altri. Io personalmente, nei miei anni universitari l'ho attribuito anche al fatto di sentirmi la persona sbagliata durante quello che stavo facendo, perché mi giravo intorno a me e c'erano persone che non erano come me, persone che non erano, diciamo, anche modelli che io non sarei mai diventata, perché non mi sono mai riuscita a rivedere in quelli che magari erano i miei professori o persone che erano più avanti di me, diciamo, nella carriera. Sicuramente la cosa che mi ha salvato, come diceva anche Lenia prima, è stata avere delle amiche. Cioè avere attorno a me ragazze che facevano ingegneria, che mi hanno dimostrato che era una cosa assolutamente normale da fare. Cioè che puoi passare 4 ore a risolvere un'equazione differenziale e poi decidere che colore di smalto metterti, banalmente. E nella mia testa era una cosa che non aveva senso, però vedere altre persone che lo facevano mi hanno fatto dire ok, è normale, cioè non necessariamente io per fare quello che faccio devo entrare nello stereotipo di ingegnere. Cioè posso anche essere così e va bene comunque. Questo è molto importante e molto bello. Grazie per aver condiviso con noi questa cosa. E vorrei passare a Chiara. Le lascio tutto tu. Grazie. Vorrei passare a Teresa, che mi interessa, visto che sei stata mentor di We Are Here e quindi hai parlato con un sacco di... si chiamano matricole, sì. Sì. Studenti del primo anno, insomma, mi piacerebbe sapere da te quali sono i temi più frequenti, le preoccupazioni più diffuse, se ti sei rivista nelle ragazze di cui sei stata mentor. Sì. No, magari Teresa, dacci un po' di informazioni da insider su quello che le esperienze che hai raccolto. Non la sentiamo, niente, il microfono. Ora sì. Allora,
Praticamente, secondo me, il problema principale, la domanda che si chiede ogni matricola, il primo semestre soprattutto, è come supero i primi esami, perché siamo di fronte a una nuova realtà e quindi ci sono questi corsi immensi di persone, poi c'è questa sorta di mito della percentuale di superamento di ogni singolo esame, quindi oddio, quell'esame lo passa solo il 40%, farò parte di quel 40% piuttosto che... Quindi sono tutti molto preoccupati e molto spesso non sanno neanche dove andare, che ne so, a studiare, quali sono i libri o piuttosto i metodi per studiare più efficaci per passare quel determinato esame. E la cosa brutta, diciamo, è che molto spesso ci si ritrova davanti a esami che non si aspetta che erano in quel modo, in quanto magari la preparazione non rispecchia quello che diciamo ci deve essere a un esame, e quindi molte matricole dopo la prima sessione si ritrovano completamente spaesate perché magari non gli è andata bene la sessione. Ma la cosa più, diciamo, importante è insegnare, cioè comunque fargli capire che il fallimento, penso che ognuno di noi qui abbia bocciato un esame o gli sia andato male, il fallimento è funzionale. L'importante è capire dai propri errori, rialzarsi, più motivati di prima, più determinati di prima, e riprovare gli esami. Poi un'altra questione, diciamo, molto saliente di questo semestre è stata la distanza, quindi molti ragazzi non hanno potuto fare amicizia tra di loro, e questo secondo me non è... È una cosa un po' negativa, perché io il primo anno ho avuto la fortuna di viverlo totalmente in presenza e socializzare con gli altri mi ha aiutato a capire tantissime cose, cioè a volte può sembrare che socializzare sia una perdita di tempo, invece no, anche a livello universitario è importante crearsi un network, parlare con tantissime persone, anche di altri corsi di laurea, perché magari uno il primo anno, capita spesso che si rende conto che il proprio corso di laurea non fa per sé, cioè deve cambiare. Quindi l'importante è invitare, diciamo, anche se per la distanza, a socializzare, a cercare di confrontarsi, a scambiarsi informazioni, anche perché il Politecnico è un'entità grandissima, quindi è difficile sapere tutto, qualsiasi cosa, trovare nel sito qualsiasi informazione. Il confronto tra studenti è molto invece più funzionale per trovare tutte le informazioni che ci servono. Vorrei dire una cosa bella, una speranza. Diciamo che possiamo sperare che questo sia l'ultimo momento di fatica da questo punto di vista rispetto alla fiscalità. Grazie. E che molto presto in realtà almeno questo non sarà più un problema, cioè la possibilità di incontrare i tuoi compagni di università, spero che si avvicini sempre più. Su questo, se c'è un pulsante stand innovation, grazie cioè, se c'è un pulsante fuochi artificio, esatto, è il momento di darlo. No, poi c'è un'altra cosa bella che ti prendo, che è il fallimento, che il fallimento è detto funzionale, aggiungo che anche fisiologico fa parte un po', quindi anche riconoscerlo come parte di un processo è... Penso sano e rassicurante. Passerei a Nicolò, a cui spetta l'arduo compito di riflettere un secondo sul tema della parità di genere all'interno del Politecnico. Cioè, tu cosa hai mai riflettuto su questa cosa? Non in chiave polemica, ma appunto di spunti di riflessione con il futuro di... Claudio, per la domanda. Meno male che mi stavo perdendo, ma il concetto penso sia chiaro. Allora, parto dicendo che io faccio ingegneria informatica appunto e in inglese, quindi siamo pochissimi, siamo una quarantina, quindi magari ecco questo problema si nota ancora di più. Ok, ancora applausi. Perché sostanzialmente su 40 ragazzi ci saranno 3-4 ragazze, ecco, non di più. E ho pure visto che al Poli, che ha pubblicato i risultati che dovranno fare relativi all'anno scorso del 2019-2020, ci sono il 26% di tutti gli studenti sono donne, no? E quindi mi sono chiesto se in Italia ci fossero una donna su quattro cittadini, ok, allora sarebbero rappresentate equamente, però non è così.
perché ci sono il 50% degli cittadini italiani sono donne e il 50% sono uomini. E la stessa cosa per i frequentanti dell'università, 50% sono donne e 50% sono uomini. Quindi di base non sono equamente rappresentate. Ecco, quindi non è che non solo è una mia opinione che posso vivere, ma è un dato di fatto, è così. E, perché credo che anche sia importante rappresentarle? Perché vi faccio un esempio. Il primo anno, che fortunatamente non era a distanza, ho fatto l'ultima sessione, quella dove c'è la famigerata fisica 1, eccetera, con due ragazze del Montenegro, e è la sessione che ho fatto meglio di tutte. Cioè, nel senso, non solo magari risultati, ma anche in termini di tempo. Perché? Perché studiando insieme, magari loro comunque erano ragazze, poi magari venivano pure da una cultura diversa, avevano un modo di pensare diverso, eccetera, avevano anche diversi, insomma, diversi modi di approccio al problema, no? E quindi facevamo molto più veloce a risolvere tutto. Quindi ecco, sì, la mia risposta è sì, l'ho notato, il problema di parità di genere. Ed è bello che tu sia qua a parlarne, e quindi grazie della condivisione. E passiamo a Micaela, a cui vorrei chiedere, visto che non sei più studentessa, ma da un anno circa, mi sembra, hai detto prima se non sbaglio, sei passata al mondo del lavoro, e mi chiedevo com'è stato questo passaggio per te, se ce ne vuoi parlare. Ma allora, tenendo conto che sono passata con tutta la pandemia in corso praticamente, oserei dire traumatico, ma a parte gli scherzi, credo che il percorso universitario abbia contribuito tantissimo, perché mi ha permesso di, soprattutto quello di ingegneria, poi vi parlo di ingegneria gestionale, che è molto versatile, e la versatilità di questo percorso è stata fondamentale. Diciamo che non è stato il modus operandi che è l'imprinting che ingegneria mi ha dato, mi ha permesso poi di ambientarmi tranquillamente nel mondo del lavoro. Nel senso che parto dal presupposto che io lavoro in ambito IT, quindi come diceva Nicolò, cioè tutta la parte in ambito IT tendenzialmente sono più uomini che donne. Qua in triennale l'esame che più, diciamo, personalmente ho trovato più difficile ad affrontare è stato informatica. Eppure, nonostante con la versatilità di aver imparato tantissime cose, di aver diciamo avuto la possibilità di vedere tantissime cose durante il percorso universitario, ha fatto sì che poi entrare nel mondo dell'IT mi abbia in qualche modo permesso di ampliare le mie curiosità, perché in triennale ad una certa ero arrivata a dire no, non ce la posso fare, no, non sono capace, cosa che quando hai un blocco del genere dici aspetta un attimo, ma è così o è solo un fattore psicologico? Poi ad una certa invece, quando sono entrata in questo mondo qua, ho capito che forse era stato veramente un blocco psicologico del fatto che non ce l'avevo fatta, avevo superato quell'esame perché sennò non mi sarei mai laureata, e però tornassi indietro lo rifarei con il mondo e la curiosità che ho adesso. Infatti io lavoro su SAP, che è un software gestionale che viene utilizzato in moltissime aziende, e magari a volte sai per sbizzarrirsi o per curiosità vai a codice, cosa che io fino a 3-4 anni fa non avrei mai pensato. Quindi in realtà il mondo la versatilità del mondo dell'ingegneria mi ha veramente aperto un mondo, e mi ha dato proprio la possibilità poi di integrarmi al meglio. Sicuramente non è stato facile con tutta la questione della pandemia che è emersa nel frattempo. Applausi. Lo so, ma guardate, purtroppo ci ha colpito tutti. Io e i miei colleghi li ho visti per 3 settimane, per cui in realtà poi da lì vedi tramite uno schermo, principalmente senti la voce, sono persone di cui non hai mai visto manco la faccia, però alla fine ce la fai, tanto alla fine sempre dietro un computer lavori, perché nel mondo IT è un computer che vedi, no? Ma sicuramente è stata, diciamo, il percorso ha fatto tanto.
il percorso universitario. Grazie mille, Micaela. Io penso che sia giunto il momento nostro per alzare le mani e dire che è giusto riconvocare sul palco, sì, qualcuno che possa interagire con voi. Stiamo cercando di fare una cosa complicatissima perché saremo tantissimi sul palco. Vorremmo richiamare Ilenia e Luca di Illo, con cui abbiamo parlato prima, eccoli qua, perché ci piacerebbe che voi tutti, e noi forse ce ne andiamo, no scherzo, conversaste tra di voi. Questo mi ricorda quando i tuoi genitori ti mettono in una stanza con gli altri bambini e dicono giocate, esatto. Giocate. No. In una stanza tutti gli ingegneri e poi vedete attaccati al muro. Esattamente così. Forse uno spunto con cui possiamo far partire magari è se Ilenia e Luca raccontassero tornando indietro se cambierebbero qualcosa nel loro percorso e poi io e Sofì ci nascondiamo. Allora, ma no, penso di essere abbastanza soddisfatta del mio percorso universitario, appunto avendo avuto poi il coraggio, aver dato il colpo di reni nel fare il passaggio da produzione industriale a ingegneria del cinema. Sicuramente sono stati degli anni impegnativi, ma sì. Cioè, lo rifarei volentieri. Anch'io sono classicista, oltretutto, e vabbè, a parte appunto qualche straggolo in più per l'esame di analisi, anche perché forse ho fatto l'errore di frequentare poco, invece consiglio ovviamente a tutti di frequentare tantissime lezioni. Per il resto direi che metterei un pochino più di impegno in quella volta che ho preso 4 su 30 ad un esame di informatica. Applausi. Quindi sì, quella volta lì forse c'è cioè, per favore, lo gradirei in questo momento. Però sì, no, a parte quella volta lì, no, direi che anch'io sono contento sul percorso e sono contento sull'essermelo scavato un po'. Però poi l'avevi passato, prego. Sì, 30 e forse anche l'odio, non mi ricordo. Però grazie. No, sono arrivati. Eccoli. No, però sì, diciamo che a parte quello, sì, il percorso che mi sono poi scavato e ricavato cercando quello che mi interessava di più mi ha poi soddisfatto, insomma. Allora, vi interrompo un attimo perché volevo ricordare, grazie mille, a chi ci sta guardando che può fare delle domande nei commenti di qualunque piattaforma, perché tra poco arriva il momento in cui proponiamo le vostre domande a tutti i raghi molto carini che vedete qui sul palco. E in realtà magari qualcuno dei 4, anzi 3 studenti di ingegneria e una da poco ex studentessa hanno delle domande per chi ha già avuto questo percorso, ovvero Ilenia e Luca. 10 anni di IMSS alle spalle. Mamma. Esatto, se voi avete delle domande per loro potete interagire tra di voi, se questo meccanismo è troppo complicato perché ci accavalliamo vi facciamo noi delle domande. E vi mettiamo in punizione, così. In mega difficoltà ovviamente, immobili, va bene. Facciamo allora, io ho una domanda in realtà per i ragazzi, per tutti quanti, loro intravedono appunto una differenza... diciamo un gender gap già in ambito universitario oppure si aspettano che sia negli anni successivi e se si aspettano cosa faranno per cercare di colmarlo? Facciamo a giro, chiamo uno a caso come la... Il grande filtro, è l'università oppure è dopo? Il problema arriva quando si va sul mondo del lavoro. Allora, proviamo a vedere se... Ma forse partiamo a Michela che è l'unica che lavora. Ok. Mi sembra che sia... E ti è toccato, Michaela. Sei smicrofonata, però. Però esatto, non ti sentiamo, vediamo se... Grazie, adesso ho parlato pure da sola, facevo un discorso interessante, guarda. No, allora, durante l'università, tendenzialmente, il più grosso probabilmente ostacolo all'inizio sono stati i miei, perché i miei non volevano che io facessi ingegneria, o perlomeno loro provenivano da una realtà un pochino differente, okay? Quindi loro sono rumeni, provenivano dal periodo del comunismo, quindi potete immaginare che il modo di pensare era completamente diverso, per cui ingegneria per loro era ingegneria è un percorso per uomini, completamente... tecnico, più c'era ancora lo stereotipo dell'ingegnere meccanico, quindi l'idea è che comunque non sapevano cosa ci fosse oltre, no? E quindi durante il mio percorso universitario in realtà il gender gap l'ho percepito più da loro che dalla realtà stessa, perché poi io sono un ingegnere gestionale,
gestionale comunque tendenzialmente un po' di ragazze ci sono, non, la percentuale non è altissima, ho visto anche dall'ultimo bilancio di genere che comunque raggiungiamo il 30%, però non ho sentito la differenza in termini di gender, la senti più sul mondo del lavoro e soprattutto la senti di più su quando inizi a vedere i vertici, quindi vai a raggiungere le posizioni apicali, perché sempre più andando verso l'alto, quindi verso gli organi più alti, vedi sempre meno donne, cosa che in realtà io pensavo che nel 2021 cioè fosse superata come cosa, ma proprio in questi giorni abbiamo presentato per un progetto in cui ho partecipato degli studi su quella che era la posizione della donna all'interno della città che si chiama Torino Città per le Donne, e da lì è emerso che sempre ci sono meno ragazze, meno donne che occupano posizioni apicali, ed infatti sono state fatte delle proposte per cercare di curare la leadership, cercare di dare delle proposte concrete per poter permettere alle donne di occupare posizioni più apicali. Poi durante la non ho avuto grosse esperienze, attualmente tendenzialmente ho iniziato da un anno, quindi in realtà non posso parlare di posizioni apicali personalmente, però avendo un confronto continuo con magari persone di diverso colleghi o altre persone, comunque altri lavoratori, comunque lo noti che la differenza soprattutto in ambito lavorativo si nota, ma credo che con le proposte, con la pazienza e il lavoro da parte di tante persone, anche nel nostro piccolo, secondo me questo può essere colmato. Tra l'altro una cosa che mi sento di aggiungere in quanto donna che lavora da assai tempo è che la cosa che mi è dispiaciuta è che tante volte le differenze sono talmente sottili che nemmeno te ne accorgi, cioè per quanto siamo abituati a vivere in un mondo costruito per gli uomini. E mi ricordo, cioè questa cosa diciamo mi tocca molto, perché mi ricordo che all'inizio del mio percorso online, quando magari, che ne so, incontravo le prime persone, mi facevano le prime interviste, mi è stato chiesto: ma in quanto donna è mai stato un problema per te fare questo lavoro, rappresentare quello che rappresenti, eccetera? E in realtà poi la mia risposta era, cioè istintiva, era: no, figurati, non c'è nessuna differenza, perché mi fai questa domanda? E poi in realtà, fortunatamente, quando il discorso di genere è diventato sempre più presente anche grazie ai social, mi sono resa conto di quante volte in realtà essere donna mi ha svantaggiato, messo in una posizione di disagio, o comunque insomma non è stato piacevole, ed è stato assurdo rendermi conto che non me ne ero nemmeno mai resa conto, se sono stata chiara. Comunque, a meno che qualcuno di voi abbia qualcosa da aggiungere, vi saluterei tutti per un attimo, perché con chi ci sta guardando abbiamo un sondaggio da fare. Ok, vi invito la regia ha deciso che c'era gente che faceva così con il dito, ma non importa. Allora, adesso è comparso di qua sulla mia testa un QR code che vi invito ad inquadrare con i vostri cellulari, perché vi porterà ad un sondaggio che ci piacerebbe che voi faceste insieme a noi live, eccolo qui, ok. Esatto, stanno già votando. Cioè, questi sono i punteggi live. Ok, non avevo capito che sarebbe andata così. Bellissimo. Devo dirti che questo è il futuro. Leggiamo la prima domanda, ovvero: i miei genitori mi hanno sostenuto nella scelta di studiare ingegneria. Non riesco a leggere le risposte, però. Però gigantesco sarà, blu. Se sarà sì, blu, voglio sperare. Blu vince. Ok, vabbè. No, secondo me no. Sì, sono d'accordo. Ok, meno male. Perfetto. Bravi genitori. Ora riusciamo a leggere, scusatemi. Direi che, ok, possiamo leggere la seconda domanda. La seconda domanda è: quanto pensi sia importante l'utilizzo di un linguaggio più inclusivo per combattere gli stereotipi di genere? Qui scatta... Penso che il massimo sia 5. No, come funziona? Ma poco importante, è un gioco molto importante di intelligenza anche per noi capire cioè, il funzionamento del grafico in diretta. Allora, 4,2 secondo me è un buon voto. Vabbè, cioè, sì, vedi che è verso molto importante. È intuitivo ed è user friendly, così anche io uso la parola.
Qui sul linguaggio, tra l'altro, io ho tantissimi... Cioè, anch'io, sono assolutamente anch'io... d'accordo, però poi mi chiedo, tipo... Cioè, finché il parlato non può... Cioè, non esiste un fonema che diventa l'asterisco o la schwa che utilizziamo. Come funziona? Vabbè, forse questo... No, è veramente un tema, è il tema più complesso in assoluto, sì. Nel senso che ci sono tanti modi per essere più inclusivi. Prossima domanda. Pensi che il Politecnico di Torino... Scusa, è comparsa. Mi dispiace, non volevo. Pensi che il Politecnico di Torino sia un luogo in cui state attenti, inclusivo. Perché probabilmente i vostri professori vi... No, però forse in realtà è giusto che rispondano onestamente. Beh, vabbè, comunque il Politecnico di Torino si è difeso per finora, siamo a 3,6. Sì, e poi comunque stiamo facendo questa diretta e questo evento, quindi credo che comunque l'obiettivo sia quello di diventarlo, per cui... Vabbè, però non è scontato, qui potrebbero esserci anche le voci critiche interne all'università, invece... Comunque un po' ci sono e sarebbe bello che magari si esprimessero, non lo so, eventualmente. Ingegneria è un percorso tecnico ma creativo, sono d'accordo, non sono d'accordo. Attenzione che non sono d'accordo... Ma non ce n'è uno un po' più conteso? Io sono un fan delle gare, cioè tipo certo. Le competizioni vorrei scommettere. Adesso che Sofì facciamo le bische clandestine su questi risultati. Beh, comunque qui devo dirti che è abbastanza dominante lo stesso. Cioè sì. È una votazione bulgara, se vuoi usare questa espressione. Cioè tipo quando vinci per furor di popolo con un grande voto, okay. Si dice. E anche un applauso. Piero Angela diventi ogni tanto. Però questo è un tema interessante perché, cioè, è... La prima volta che io ho potuto considerare l'idea che ingegneria potesse essere un percorso creativo è stata davvero quando mi sono dovuta tipo confrontare con i ragazzi per l'evento dell'altra volta e quindi poi ho parlato con le persone che studiano ingegneria e ho scoperto che in realtà è un percorso creativo, però Madonna, comunque c'è molto lo stereotipo con te, sono d'accordissimo con te, dico chiaramente una cazzata che è la mia specialità, vorrei di lavoro fare questo lavoro qua, cioè osservare in diretta dei sondaggi, bello. E rispondere, cioè è una bellissima e commentare. E commentare, ecco il nostro programma di cui parlavamo prima. Questo è il nostro format, secondo me. Quindi, ultima domanda, qui cioè, lasciamo più tempo perché è una domanda aperta, non so questo è una domanda due termini questa cosa più esatto e non so cioè come qua staremo a vedere come la reagi Come ci sorprenderanno quali motivi portano una ragazza a non scegliere un percorso STEM? Nessuno, gli stereotipi di genere, i pregiudizi, sentirsi inadeguati, la paura di non farcela. Bellissime risposte, aspetta che provo a ingrandire qualcosa. Leggo male, sentirsi esclusa, paura che pregiudizi, tutto causato dalla società, stereotipi, passioni differenti. Non sentirsi all'altezza, sentirsi esclusa, rischiare di trovarsi da sola in un contesto prettamente maschile. Beh, più o meno diciamo purtroppo quello che ci, sì, che ci, quello che ci aspettavamo adesso. È anche il motivo per cui siamo qua. Grazie mille a tutti per aver partecipato a questo sondaggio. Adesso richiamiamo, madonna, ma la regia, non possiamo fare un applauso da Twitch per la regia? Vabbè, lo facciamo noi. Però posso dire che mi piace che Twitch non sia succube delle nostre richieste. Ecco, invece. Esatto. Noi nel frattempo siamo diventati rossi, perché sì, come ti avevo detto... Rossa. Vabbè, ok, non importa. È arrivato il momento Q&A. Abbiamo delle domande dal pubblico che ci ha mandato la nostra regia, qui continuiamo a fare degli applausi perché se la merita. E io direi che noi come dei professori cattivi... però scegliamo a chi farla, perché sennò sono troppo generali e c'è un po' di confusione. Cosa prego, dici? Sì, ti hai preso questa responsabilità adesso. Però prima voglio leggere un messaggio di Ele Frank che dice: ragazze che stanno per iscriversi, non vi preoccupate, sono una femmina a ingegneria elettronica, ci siamo, esistiamo, forza e coraggio. E qua un altro applauso ci vorrebbe. Da chi cominciamo? Non c'è la risposta anti applauso, cioè, ma non per il commento che era giusto, no. La tua richiesta che è molto corretta. Allora so io da chi incominciamo da Sara, perché qua un'altra Sara ci chiede: quanto può essere difficile trasferirsi a Torino per fare l'università, visto che tu ti sei trasferita, raccontaci. Ok, in realtà molto poco, nel senso che secondo me Torino è una città veramente fatta per gli universitari, cioè quando non c'era la pandemia ovviamente,
Però comunque frequentare il Politecnico ti fa fare amicizia un sacco facilmente. Io personalmente ho fatto parte di un'associazione che è un'esperienza che consiglio assolutamente a tutti gli studenti. Fatelo, 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 perché veramente può cambiarti può cambiarti l'esperienza universitaria. Da questo punto di vista al Politecnico ci sono un sacco di occasioni, quindi anche per fare amicizie, eccetera. E soprattutto Torino è una città molto facile da vivere, quindi non è una cosa difficile, anzi è una bellissima esperienza. Molto bella Torino, sono d'accordo. Cioè, non so se è una città facile da vivere perché non ci ho mai vissuto, ma mi sono sentita molto accolta quando ci sono stata. Preso grandi sbronze. Idem. Preso grandi sbronze. Passerei a Giolino 88 che ci scrive: ciao, sono Miriam, venerdì ho il test d'ingresso del Politecnico, qualche consiglio? Che mi sembra una domanda forse molto lo chiediamo pertinente. Forse lo chiediamo a Teresa, visto che era mentore alcune matricole. Allora, prima di tutto, genericamente il Politecnico offre dei facsimile e dei quiz per capire se si è pronti per affrontare il quiz. È ovvio che dipende un po' da quale indirizzo scolastico si proviene, è ovvio che gli scientifici sono molto più avvantaggiati, però solo nel test, perché poi alla fine, durante il percorso universitario, io personalmente ho notato che quelli che venivano dal classico andavano meglio. Poi non vorrei generalizzare, è solo una questione del test. Genia. Penso questo sia un in diretta. Io, no, sia... personalmente io sono scientifico, quindi non voglio elogiare me stessa, però quelli del classico vanno molto meglio rispetto a quelli dello scientifico ai primi esami, forse perché partono da zero, invece noi dello scientifico spavaldissimi, ah sì, questo l'ho già fatto, invece no. Magari anche perché il classico ti dà una metodologia di studio di un certo tipo, non lo so perché non l'ho fatto. Vorrei fare una domanda. Scusa, è bellissimo. Cioè, ma non l'ho fatto, quindi me lo dico così per dire. No, scusa. Dico, magari il classico ti dà una metodologia di studio. Questa è una cosa forse è un luogo comune che sento spesso. Forse è uno stereotipo anche questo, hai ragione, hai fatto bene a ridere. Volevo fare la domanda di Denise00 a Niccolò, visto che prima ci ha parlato di... differenze di genere all'interno dell'università, ed è: pensate che le scuole superiori mettano le ragazze nella condizione di essere consapevoli di poter scegliere ingegneria? Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, sì, anzi, le ragazze, allora, anche la mia classe delle superiori non era molto ricca di donne, ecco, erano alla fine in quinta sono arrivate in 3 donne su 20 persone. Quindi, insomma, era così. Però voglio dire, 2 su 3 hanno fatto ingegneria. Quindi comunque, secondo me, poi chiaramente dipende dal liceo, dipende da scuola a scuola, eccetera. Però secondo me, sì, cioè mette in grado sia uomini che donne per fare ingegneria. Ecco, non le scoraggiano, secondo me. Forse sentiamo anche qualcun altro, perché in realtà la tua esperienza magari è così, sentiamo una ragazza. Ma magari effettivamente... No, comunque è interessante che fossero interessanti, forse la barriera era ancora prima, cioè le medie addirittura era la barriera d'ingresso. Sì, più che alle medie secondo me è proprio societaria, sì, cioè sì. Le femmine, classico, maschi scientifico. Io ho fatto un anno di classico, ho solo compagni di classe femmine. Ah, ma allora hai fatto un anno di classico. Un anno, però è stata bocciata, quindi non volevo nulla, dirlo. Ti ho deriso per nulla, no, vabbè. Mihai, tu che ne pensi? Nella tua esperienza liceale, com'è andata da questo punto di vista? Ma anch'io provengo da uno scientifico ed eravamo 7 ragazze su 30, per cui in realtà ti dico, è stata... non ho sentito la disparità proprio prettamente in qualità di genere, però sai, era in quel periodo in cui molti ragazzi magari non sapevano affrontare il discorso sul gender gap, per cui magari spesso capitava che qualche battuta sessista la tirassero fuori, no? Nel senso che comunque ti faceva un pochino pensare, sai, eri nel periodo tra i 14 anni, 13-14 anni, in cui comunque...
ci rimanevi un attimo quando ti facevano una battuta un pochino di pessimo gusto, però nonostante ciò, secondo me, allora, col fatto che siano state poche ragazze, sai, lì non ci potevamo, cioè, ma credo che all'epoca, parlo ormai da vecchia, sono passati 9-10 anni, quanto sono passati, c'erano, lo scientifico di fatto era più propenso con una percentuale più alta di maschi. Credo che si sentisse un po' la differenza, perché comunque è sempre l'idea del aspetto più scientifico, materie più scientifiche, ragazzi. Classico, ad esempio, ho molti amici maschi che invece facevano il classico, su cui effettivamente c'erano più ragazze. Quindi di fatto molti sono propensi a scegliere lo scientifico piuttosto che il classico a seconda del genere. Credo che però abbia dato uno spunto, cioè personalmente a me non mi ha influenzato particolarmente tanto in maniera negativa, tant'è vero che poi andando contro tutti, contro chiunque, contro coloro che erano i miei più principali sostenitori, ossia i miei genitori, io sono andata a fare poli, a fare ingegneria, nonostante loro non fossero altamente d'accordo. Quindi ritengo che sicuramente durante il periodo del liceo si viene l'opinione dei compagni influenza, quindi con le battutine, quelle espressioni che non sono piacevoli sentirsi dire, ma d'altro canto non bisogna dare ascolto solo agli stereotipi di genere, ma fare quello che si meglio crede, quindi quella che è la miglior scelta per se stessi. Guarda, dici una cosa che mi ha fatto anche molto riflettere poi sul fatto che le battaglie, che è una parola anche un po' altisonante, ma comunque i percorsi poi sono legati, cioè nel senso che comunque abbattere uno stereotipo legato a una materia STEM vuol dire anche abbattere poi creare spazi di libertà per gli uomini invece, cioè questa è la cosa che spesso mi irrita il discorso, cioè nel senso comunque crea possibilità anche a noi di fare altro, perché c'è lo stereotipo incide in entrambi i lati, e insomma è una cosa che non tacco il racconto sul liceo del classico, no? Minutamente adesso io volevo fare una domanda a Luca e Ilenia sulla maternità e la paternità nell'ambito lavorativo. Ci chiede Cristina Ed, una donna ingegnere che vuole entrare mamma avrà difficoltà in ambito lavorativo? Allora, io direi che ora come ora sì, e secondo me il grande filtro di cui parlavamo prima può essere, magari diciamo per voi una cosa che potreste intravedere nei prossimi anni o che vedete ancora un po' lontana, però sicuramente una differenza a livello di carriera negli anni premium della propria professione è il fatto che le donne abbiano in carico la maggior parte delle cure familiari e abbiano 5 mesi di maternità obbligatoria, mentre i papà ne hanno tra i 7 e i 10 giorni. Attualmente 10 giorni, sì, questa è una cosa, tra l'altro mi riconnetto a quello che hai appena detto del fatto che questa è una situazione al contrario, cioè uno spostamento degli equilibri fa sì che anche gli uomini subiscano qualcosa. E da questo punto di vista il congedo di paternità è un ottimo esempio, cioè tra l'altro è stato da poco trasformato per legge da 7 giorni obbligatori, o forse non sono anche non sicuro sono che siano obbligatori, a 10, che sono niente, sono pochissimi, altri paesi europei hanno mesi e mesi, penso che la Svezia arrivi ad avere addirittura potenziali 10 mesi, o che comunque siano distribuiti tra il papà e la mamma e che possano quindi essere sostanzialmente poi presi assolutamente come si vuole. Questo fa sì che ci sia poi uno squilibrio, noi siamo da poco genitori tra l'altro, e ci siamo proprio resi conto di, noi abbiamo poi, fortunatamente siamo appunto a capo della nostra azienda e quindi possiamo decidere un pochettino come vogliamo organizzarci da questo punto di vista, però soprattutto anche per chi fa il freelancer o chi è a capo di un'azienda non c'è assolutamente nessun sostegno, addirittura proprio per la paternità totalmente inesistente, non c'è l'opzione sul sito dell'INPS per cliccare. Quindi diciamo, detto questo, secondo me veramente avere una paternità obbligatoria, avere un percorso a livello sociale in cui uomini e donne sono effettivamente uguali, perché magari la donna si assenta 3-4 mesi e l'uomo se ne assenta 2 o 3, immagino che magari ci possano essere dei requisiti diciamo fisici un po' diversi, ma che in generale, certo, le cure familiari siano a carico di entrambi,
Questo permette di evitare che a partire dai 27-28 anni inizi a crearsi il gender gap, perché magari tra un anno o due anni tu rimani incinta, quindi ti assenti per un anno, eccetera, e di continuare dei percorsi di carriera, diciamo, comparabili e simili, quindi non ci sia la discriminazione. E quindi poi di vedere, magari a 40-45 anni, nelle posizioni manageriali di cui parlava prima Micaela, anche le donne, perché un grande problema, cioè le donne si laureano, magari sono meno presenti nella facoltà STEM, ma si laureano come gli uomini, con dei punteggi leggermente superiori, sono comunque presenti in larga parte, ma poi si crea comunque un divario occupazionale e anche di stipendio. Quindi vi consiglierei, diciamo, voi che ovviamente avete ancora qualche anno a disposizione, di lavorare molto su questo. Sì, e aggiungo, c'è uno studio molto interessante fatto da due scrittori svedesi che hanno scritto un libro che si chiama La Pratica, che vabbè, è un libro che si incentra soprattutto su come crescere dei bambini, però ha un intero capitolo dedicato a questo aspetto e per gli amanti delle materie scientifiche analizzano dal punto di vista proprio, molto scientifico dei dati, quale sia la differenza tra una coppia dove il marito continua a lavorare e continua a crescere con la carriera e a guadagnare e la mamma invece si ferma e per un certo periodo per ovviamente per accudire i figli e poi torna a lavoro. E magari sceglie delle posizioni comunque di minore responsabilità. Per poter fare questa scelta. E invece una coppia dove tra marito e moglie si è divisa totalmente in modo paritario questa cosa. E si fa vedere come nell'arco poi della vita e degli anni la scelta di dividerlo in modo paritario non è soltanto diciamo la migliore per la donna, ma è proprio la migliore per la famiglia, perché insomma, alla fine dei conti la famiglia ha avuto un guadagno maggiore, ha avuto un'entrata maggiore, ha avuto un'evoluzione migliore. Un circolo virtuoso ovviamente di role model familiari e societari effettivi. Quindi sì, questo è un aspetto molto interessante per noi e ovviamente per noi è quotidianità data dal fatto che appunto siamo nel momento della vostra vita. Immagino che magari se state facendo il liceo, se state uscendo dal liceo, magari non sia la cosa a cui pensate per prima, però è un po' il... Ci vuole qualche anno per cambiare le cose, quindi iniziate adesso... Adottare per la paternità. Comunque, in realtà no, io... Capisco perché per qualche motivo, anche se non ne sento la necessità impellente, ho un istinto materno ed è una cosa che mi chiedo da tantissimo tempo, per cui grazie di questa condivisione. Mi piace questa domanda di Luca Di Bella, che è molto generica e secondo me è legata a uno stereotipo, perché da un certo punto di vista è uno stereotipo che un po' colpisce anche me. Ovvero, studiando ingegneria si riesce comunque ad avere vita sociale? Non so chi è che vuole rispondere, se volete fare tutti sì con la testa, se volete fare tutti no, se vogliono fare tutti sì con la testa. Beh, dai, forse passiamo un'altra domanda perché basta. Per la definizione di vita sociale, esatto. però in questo periodo... Noi ingegneri basta poco per divertirsi. No, scherzo, in questo periodo immagino che se il problema vita sociale sia un po' per tutti lo stesso, che siano facoltà STEM o altre, diciamo. No, beh, certo, infatti volevo farla veloce così per non infilare il coltello nella piaga. Per ingegneria civile, che mi pare sia la facoltà di Teresa, giusto? Ciao. Sì. Quali sono state le tue difficoltà in generale? Allora, io penso che... le difficoltà forse in dirittura d'arrivo, personalmente per il mio percorso di studi, ma perché praticamente ci sono tantissime materie grosse, te le mettono tutte alla fine del percorso, della triennale, però per il resto io penso, almeno ho tante amicizie anche in altri corsi di laurea, di aver riscontrato difficoltà simili. C'è sempre quella materia in più che è rognosa. Oh, colpo di scena. Sono caduti all'improvviso tutti gli studenti. Peccato che sono rimersi, peccato perché avevo già una barzelletta di quelle tipo prendi tempo, quindi è andata bene, tutti è andata bene. Stile busta di Sanremo, però ne manca una, niente, ci hanno lasciato da soli, quindi ora ti tocca raccontare la barzelletta. Non lo vuoi davvero, giusto? Lo dici così per dire? No, lo dico davvero. Non mi sembra il caso. Non veramente. No,
quanti uomini servono per affondare un sottomarino? Uomini o donne, visto il contesto. Per affondare un sottomarino... Beh, uno che bussa e l'altro che gli apre. No, infatti stavo arrivando alla cosa del finestrino. Non è una barzelletta. Grazie a tutti, applausi. Vabbè, forse in realtà vediamo se ci dicono qualcosa, ma... Ah, no, sono di nuovo con noi. Ok, però manca sempre Michaela. E Michaela si è offesa dalla roba del sottomarino. Sì. Ha trovato un umorismo quasi brutto. Perché hai detto basta. Uomini e non hai detto vero. Persone. Però è quello del fonema, il problema del fonema no, che parlavamo prima. Vuol dire persone. Persone? In questo però caso c'è la possibilità. È un femminile. Cioè, comunque... Ci siamo un applauso. Tu ha più dubbio che apprezziamo. Però forse vogliamo far finire Teresa? Sì, mi ero bloccato, ho anche perso un po' il punto. Comunque, ogni corso di laurea ha le sue difficoltà. Forse nel mio c'è lo stereotipo che è pieno di maschi, però io sinceramente maschi e femmine mi sono sempre trovata bene, non ho mai avuto problemi di... oddio, ci sono poche ragazze. Anzi, coi maschi si lavora bene, devo dire. Quindi anche con pochi maschi o con poche ragazze non ho avuto questi problemi, sinceramente mi sono trovata bene, se magari è qualche ragazza che ha fatto questa domanda. Poi personalmente io mi adeguo in qualsiasi ambito, poi dipende un po' da persona a persona. Va bene. Allora, tutto questo ci dicono, era un bellissimo applauso di fine. Volevo intanto ringraziare voi che avete condiviso le vostre esperienze, siete stati qua con noi. E tutto questo discorso continua su We Are Here, quindi su tutti i loro canali, penso che li troviate tramite l'Instagram. Quindi alle domande a cui non abbiamo risposto, loro continuano a rispondere e potete continuare a fargliele. Io ringrazio voi, ringrazio te, ringraziamo il Politecnico di Torino che ha reso possibile questo evento, questa chiacchierata, questa giornata. E niente, ci salutiamo sì. E andiamo a mangiare. Volevo, cena. Volevo anch'io unirmi ai ringraziamenti. E ho imparato tante cose, ho studiato un sacco di cose nuove, che è sempre una grande fortuna. Quindi, insomma, grazie a chi ha partecipato, a chi ha domande. Sì, hanno fatto la cosa di cui speravo. Niente. Ciao a mille. Tutti e grazie. Ciao. Mille, è un piacere. Buon appetito. Ciao. Ciao. Risolvere un problema di cui si sa che c'è una risposta è come scalare una montagna con una guida. Nell'ingegneria, la verità è da qualche parte là fuori, in un luogo che non si conosce. E non è sempre in cima alla montagna. Potrebbe essere nella fessura di una roccia, nel sorriso di un amico, nella parabola di un canestro. La troviamo nelle follie, su una tavola da skate, nelle geometrie di un dipinto. Ci sono soluzioni dove meno crediamo possibile e sempre nuovi modi per scoprirle.